subjected to, but the Lord himself bore with blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. And now I'm not looking for absolution, forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Yes, stop putting my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes. Morality would frown upon, decency look down upon, the scapegoat fate's made of me. But I promise now, my judge and jurors, my intentions could have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Buonasera a tutti amici sportivi dal Valeria Rosini di Alba Adriatica. Si è appena concluso l'incontro per la prima giornata di campionato tra Albanova ed Alto Tordino. L'Albanova ha vinto per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Armillea e Pierre. Adesso cerchiamo di intervistare qualche protagonista di questa gara. Ecco qui al nostro fianco abbiamo Alfonso De Luca, vice allenatore dell'Albanova, a cui chiediamo subito un buon risultato, prima gara, importante per il gioco. Dicevamo, è importante partire bene, 3 punti va bene così per iniziare. Buonasera, sì, penso che sia stata una partita molto difficile,
sul campo, perché avevamo di fronte una squadra molto ostica e lo sapevamo questo. Abbiamo preparato la gara in questo modo e siamo riusciti a passare il vantaggio con il rigore di Peio. Però l'importante era vincere, anche se non giocando bene, però l'importante era fare il risultato, la partita era più giusta. Abbiamo adesso Simone Pichinelli, chiediamo subito un parere su questa partita, un giudizio generale su come è andata oggi. Ah, bella partita, abbiamo sofferto all'inizio, però tutto sommato ancora dobbiamo conoscerci, penso al campo. Penso che la vittoria sia stata meritata. Tutto sommato va bene così. Va bene così, sicuramente è la prima partita, ci sono però degli aspetti da migliorare. Secondo te qualche aspetto in particolare da migliorare? Ma come ho detto prima, è la prima, ci dobbiamo ancora conoscere, non siamo al top perché oggi ha fatto anche caldo, quindi penso sull'aspetto fisico dobbiamo migliorare un pochino, ma per il resto ci siamo. La tua condizione ci è apparsa da subito buona, già dalle due gare di Coppa Abruzzo, si vede che insomma c'è chi sta magari indietro fisicamente, tu sicuramente sei tra quelli al meglio della condizione fisica. Ma lo dite voi, perché io veramente ho le gambe pesantissime, però sì, a quanto pare corro parecchio, dai. Va bene, ti ringraziamo per questa intervista e ti ringraziamo per il tuo contributo in campo. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono sul sito albanova.org e vi diamo appuntamento alla prossima partita. Ciao a tutti.